Montorio Paterno finisce pari e patta, 1-1 il punteggio finale, risultato giusto che consente a entrambe le squadre di mettere in cassaforte un punto utile per centrare i rispettivi obiettivi stagionali, da una parte la salvezza, dall'altra i playoff. Decisivi i bomber, Lepre e Ndiaye, il primo sblocca sul calcio di rigore, il secondo pareggi i conti con il suo nono centro stagionale, una marcatura contestata dai giocatori ospiti a causa di un presunto fallo di mano commesso dal senegalese all'inizio dell'azione. La cronaca. Sul piano tattico le due squadre si affidano a un atteggiamento quasi speculare. Sulla sponda montoriese Sabatino Cipolletti rinuncia almeno inizialmente a Di Stefano e presenta in avanti Lombardi, Ndiaye e Ridolfi, i terminali offensivi di un tridente tutto tecnica e agilità. Gli ospiti invece si presentano in formazione rimaneggiata per le assenze di Celli, Baraldi e Giglio, con il bomber fermato in extremis da un problema alla schiena. Mister Torti opta così per il 4-3-2-1, con Gaeta e Albertazzi liberi di inserirsi negli spazi creati da Lepre. Anche alla luce delle scelte operate dai rispettivi tecnici ci si aspetta una gara aperta e spettacolare, invece i 22 in campo nella prima mezz'ora faticano a impostare e a concludere in porta a causa del fondo di gioco del Pigliacelli, più gibboso e allentato del solito. Al settimo così ci prova Ndiaye, ma la sua girata è altissima. Un minuto dopo la risposta del Paterno è affidata a Albertazzi, che viene però anticipato sul più bello da Recchiuti. Proprio allo scoccare del 30° minuto arriva però l'episodio che rompe l'equilibrio. Corbo, in piena area di rigore, combina la frettata. Dapprima sbaglia il tempo della chiusura e successivamente tocca il pallone con la mano per impedire l'intervento di un avversario appostato alle sue spalle. L'arbitro non ha dubbi, estrae il giallo e assegna l'inevitabile calcio di rigore per il Paterno. Dal dischetto Lepre piazza il pallone all'angolino basso di sinistra e sigla lo 0-1 marsicano. Dopo questo episodio il match finalmente decolla. Al 35esimo Ndiaye ha una buona chance, ma il Mischia spara addosso a Cattafesta. Al 41esimo è il Paterno a sfiorare il raddoppio con Lepre e Franchi, ma i loro tentativi in rapida successione vengono salvati sulla linea dai difensori gialloneri. L'ultimo pericolo del primo tempo infine lo creano i padroni di casa con Lombardi. L'esterno si inserisce bene e conclude sul primo palo, ma Cattafesta è super e risponde deviando in corner. All'intervallo quindi è 0-1. Nella ripresa il copione del match vede il Montorio tutto proteso in avanti alla ricerca del gol. Il Paterno però si difende bene, concede poco e in contropiede prova a pungere. Al 15esimo Lepre sfiora il raddoppio con un gran diagonale che viene smanacciato miracolosamente in corner da Recchiuti. Al 28esimo ci provano i gialloneri di casa, ma la girata di testa di Ridolfi è imprecisa. 6 minuti dopo c'è il pareggio. 34esimo, sul lancio proveniente dalle retrovie, Ndiaye al limite controlla, si gira, conclude e con l'aiuto del palo di sinistra fa secco l'incerto Cattafesta. Il Paterno protesta per un possibile tocco di mano della punta montoriese, ma per l'arbitro il gol è valido, 1-1. Il Montorio, rivitalizzato dall'aver raggiunto l'insperato pareggio, a questo punto ci crede. Al 36esimo Durante sfiora l'incrocio con una botta da lontano. Il finale però è tutto di marca marsicana. Al 41esimo il tiro di Della Penna si perde di un soffio oltre la traversa. Poi, con i gialloneri ridotti in 10 per l'espulsione di Corbo, doppia ammonizione, gli ospiti hanno un'altra buona chance per piazzare il colpaccio, ma l'ultimo respiro, la bomba su punizione di Tabacco, viene parata a terra da Recchiuti. Finisce così 1-1 con le due squadre che incamerano un punto prezioso. Il gol, secondo me, però io adesso non lo so, però è stato viziato da uno stop con tutte e due le braccia, era regolare, però al di là di quello, insomma, noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove potevamo chiudere la partita, poi il secondo tempo la stavamo gestendo bene, perché di fatto fino a quel punto del gol non avevano mai tirato in porta loro, per cui, però questo è un campo difficile, lo sapevamo, siamo rammaricati perché penso che alla fine, per quello che la squadra ha fatto vedere, loro mettevano questi palloni alti dentro l'aria, però dal punto di vista del gioco la squadra abbia fatto una buona prestazione. Ibrahim Ndiaye, nono gol in stagione per te, un gol molto importante perché ha permesso al Montorio di raccogliere un punto contro un Paterno certamente molto forte. Sì, comunque affrontavamo una squadra come il Paterno, che è una squadra ben organizzata, una squadra forte, quindi un punto è andato bene. Mi è fatto un piacere fare questo gol, come sempre, spero continuiamo così e la squadra comunque sta crescendo giornata dopo giornata. È così, non dobbiamo lasciare questa strada, dobbiamo continuare a fare bene. Raccontaci un attimo l'azione del gol. Il Paterno nell'occasione ha protestato per un fallo di mano. Hai toccato quel pallone col braccio, sì o no? Ci sono le immagini. Io ho fatto lo stop orientato e controbalzo di prima.
quindi non penso che ci sta in mano, anche se il movimento porta sempre il braccio, però non penso che l'ho toccato con la mano.